Mi lasciai cadere pesantemente sulla poltrona, soddisfatto di essere riuscito a far addormentare il mio fratellino senza difficoltà. Ripensai al suo corpicino goffo, al suo viso angelico, alle sue labbra socchiuse nel sonno. Com'era carino. Fuori la notte stava stendendo il suo velo sul mondo. Il sole stava lasciando il cielo per far spazio alla luna e al freddo pungente. Tutto andava per il meglio in quella casa, tranne una cosa. L'assenza dei nostri genitori. Erano andati a una festa da ballo e tardavano a tornare. Mi bloccai, mio padre mi aveva chiamato. No, non era possibile. Il suo cellulare lo aveva dimenticato in cucina. Non poteva chiamare da solo. Qualcuno quindi si era introdotto in casa e voleva avvertirmi della sua presenza. Ma nessun oggetto era stato spostato. Il telefono era sempre lì, al solito posto, sopra il mobiletto. Chi mi aveva chiamato? Allora non era un ladro, ma chi poteva essere e cosa voleva? Ero sul punto di addormentarmi, quindi poteva essere un'allucinazione. Mi convinsi mentalmente di aver sognato e tornai ad estendermi sul divano, cercando di riposarmi, ma un dubbio mi salì. Avevo davvero sognato? Rimasi ancora qualche minuto a interrogarmi così, sentendo che se avessi continuato sarei impazzito. Mi alzai e andai a scanchermi le gambe in giardino, non ne potevo più. Prima prendessi cura del mio fratellino per ore e ore, e poi i miei genitori che ancora non tornavano, e infine la chiamata fantasma che non riuscivo a spiegare. Ero sul punto di crollare. Tornai a sdraiarmi e la stanchezza si faceva sentire. Nessuno, era senza dubbio il vento che entrava nel giardino e creava una corrente d'aria. Chiusi la finestra e stavo per sedermi di nuovo sulla poltrona, quando nessuno, di nuovo, stavo impazzendo, non lo sapevo. E tutto sommato preferivo non saperlo, ma una cosa era certa, ero esausto. Ed era ora di andare a dormire. Mi diressi verso la mia stanza e mi distesi sul letto, completamente vestito. Troppo stanco per pensare di cambiarmi e mettermi in pigiama. Mi addormentai così, immediatamente. La luce era spenta e si scrutava a malapena la scena macabra. Leonardo era sparito e al suo posto c'era una pozza di sangue. Non riuscivo a capire, cercavo il mio fratellino ovunque. Un sussurro giacile, perverso, risuonò nel corridoio, unendo crudeltà e piacere, vischioso come una palude in cui si sprofonda. Che mi premeva, mi schiacciava, mi premeva. Un sussurro scuro. Il sussurro della notte.